Ciao ragazze, allora facciamo una seconda versione della crema pasticcera. E se vuoi vedere il video di quella, clicca qui. Allora, questa versione è composta da 4 tuorli di uova, 100 g di zucchero semolato, 30 g di farina, una fialetta di limone, vanillina, quello che volete, e 400 ml di latte tiepido. Allora, iniziamo mettendo lo zucchero e i tuorli insieme. E come al solito mixiamo il tutto fino a che diventi una crema morbida e più chiara, spumosa. Intanto il latte sta già scaldando. Ok. Adesso aggiungiamo la farina e continuiamo a mescolare. A posto, vedete che bello cremoso. Volendo si potrebbe mixare ancora un pochino. Adesso aspettiamo il latte che si scaldi. Ok, adesso che il latte è tiepido, prendiamo la fialetta di aroma e la mettiamo nel latte. Se avete la bacca di vaniglia potete metterla in infusione mentre bolle il latte. E io preferisco metterla così nel latte tiepido perché poi ho paura che col calore si potrebbe rovinare troppo. Adesso mescoliamo un attimo. Questo qui è latte filtrato perché magari potrebbe esserci qualche pezzettino di panna. Ok, e andiamo ad aggiungere piano piano, poco alla volta, perché se lo mettete tutto insieme il composto impazzisce. Poi quando il composto è decisamente più liquido potete anche metterlo poi tutto, perché tanto l'impasto ormai si è stabilizzato. Adesso posso metterlo tranquillamente tutto perché come vedete è liquido. Ok. Adesso finisco di mescolare e ci spostiamo sul fuoco. Ok, abbiamo trasferito questo composto in una pentola, possibilmente antiaderente. Io ho questa qui della Stoneline che è stupenda, un giorno ve ne parlerò. Mettete il fuoco molto molto basso, perché sennò si attacca tutto, diventa un grumo e è una schifezza. E lasciate cuocere così dolcemente fino a che tutta la crema si sarà addensata. E poi adesso potrete utilizzarla per riempire dei cannoli, dei bignè, per delle torte, tartellette, per quello che volete. Appena pronta vi faccio vedere com'è venuta. A dopo. Ok, questo è il risultato dopo circa 10 minuti, un quarto d'ora di cottura. Vedete, questa è la consistenza. E ho spento il fuoco e ho girato così ancora per un paio di minuti in modo che cominci a raffreddarsi. Comunque diventerà ancora più densa appunto quando si raffredderà. Quindi adesso prendiamo un contenitore di porcellana, di metallo, come volete. Ci andiamo a versare la crema. Così, aspettate che io col sinistro faccio fatica. Ok, e adesso vabbè, io l'ho fatta al limone e una fialetta si sente, con una fialetta si sente benissimo il gusto di limone. Mi raccomando, appunto, stateci sempre vicino, non mollatela un attimo.
perché se no si brucia, anche se vedete che questa qui è una pentola fantastica e non si è attaccato assolutamente niente, come vedete, proprio scivola come fosse olio. E questo qui è stato un altro acquisto che ho fatto su QVC, poi vi farò un video. E poi cos'altro vi volevo dire? Che adesso dobbiamo fare un'altra cosa, ovvero prendere la pellicola, quella trasparente, così, e la andiamo a mettere proprio sopra questo contenitore e facciamo aderire la pellicola sulla crema direttamente. Attenzione che un po' brucia. Così, in modo tale che quando si raffredda, poi non creerà quella crosticina sulla crema che poi risulta antipatica in bocca. E aspettiamo che si raffreddi completamente. Se la vogliamo poi invece mangiare proprio fredda fredda, una volta che si è raffreddata così naturalmente, la possiamo mettere nel frigo. E adesso è pronta per le vostre ricette. A posto. E nel prossimo video vi farò vedere cosa ci farò con questa crema. Ciao!